Buonasera amici di giornale.sm, questa sera iniziamo la prima intervista politica delle elezioni politiche del 2012 di San Marino. Siamo qui con l'amico Alessandro Mancini dei Socialisti. Buonasera Alessandro. Buonasera Marco. Iniziamo subito questa intervista con la domanda di rito. La domanda di rito è: come mai ti candidi, Alessandro? Io mi ricandido in Consiglio Grande Generale dopo aver già fatto due legislature per tanti motivi. Sicuramente però ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore. Credo che nel nostro paese serva un nuovo metodo di fare la politica, un modo incentrato sulla legalità, sulla trasparenza e sul buonsenso, che purtroppo negli ultimi tempi non abbiamo visto. Naturalmente noi abbiamo a San Marino diversi problemi, Alessandro, tra cui il problema più importante in questo momento, oltre al discorso della legalità, è sicuramente il discorso economico. Tante ricette, la vostra qual è? È vero Marco, il problema della nostra economia, dell'economia privata soprattutto, è un problema reale, un problema che va affrontato con determinazione e con idee e programmi chiari. Sicuramente serve attirare nuovi capitali, servono nuove entrate, e per far sì che ci siano nuovi imprenditori che possono essere attratti dal sistema San Marino, ovviamente le due caratteristiche principali, la ricetta è quella di un sistema fiscale più leggero, un sistema fiscale appetibile, concorrenziale, e uno Stato di diritto certo, chiaro, dove ogni imprenditore, ogni persona che vuol venire a fare impresa a San Marino possa avere ben chiaro quali sono le regole, regole che non possono essere cambiate però dalla sera alla mattina. Si parla tanto di casinò. Voi cosa ne pensate? Ma noi nel nostro programma del Partito Socialista affrontiamo il tema della casa da gioco in maniera molto chiara. Crediamo che la casa da gioco a San Marino possa essere un'opportunità, quindi l'abbiamo scritto nel programma, lo diremo a gran voce in questa campagna elettorale. Il tema della casa da gioco, del casinò, deve essere sicuramente ripreso e affrontato, ovviamente nell'interesse pubblico, quindi partecipazione pubblica nel rispetto delle regole chiare e in quella trasparenza che è assolutamente necessaria nel settore come questo. Bene, ti ringrazio Alessandro, agli amici di giornale.sm, alla prossima intervista. Buonasera, grazie Marco.